Io stimavo enormemente quel cane, ma non lo dico con proprio, ho provato una stima inaudita perché era una persona, perché non è un cane eccezionale. Bruni c'ha una casa così. Guardi che c'è un equivoco, eh. Io sono l'affittuario. Non siamo gli affittuari, signore. Questo film ha una grande colonna sonora. In genere la musica fa molto estate. Voglio sapere qual è quella canzone che lei ricollega immediatamente all'estate e preferibilmente a momenti felici. Questa non me l'aspettavo. Non sai che non mi viene niente proprio? Sto pensando, eh. Guardi, ma così sembra di essere dall'analista, però, che si va per associazioni senza riflettere. Mi è venuta in mente una vacanza con i miei amici in macchina, che non so perché quell'anno lì ascoltavamo ossessivamente Zucchero Fornaciari. E quella lì, quell'album famoso di, Quello, non mi faccia cantare, no, perché certo. ho in mente, ma preferirei non cantare. E quindi mi ha fatto venire in mente quella. Non è che sono un grande fan, devo essere onesto, di Zucchero, però quell'estate lo ascoltavamo all'infinito ed è stata una bellissima estate. Quando andavo in vacanza con i miei amici, ero veramente molto felice. Sono passati un po' di anni. Abbiamo sei attori protagonisti fantastici, ma diciamolo, la vera star è il cane. Siccome il cane tiene insieme tutti, ha fatto un po' un transfert col cane, cioè era il personaggio con cui è empatizzato di più. Beh, interessante come intervistatrice, devo dire, eh? È l'ultima, ma anche la più sorprendente, perché questo transfer con il cane non ci avevo mai riflettuto, ma io posso dire una cosa, io stimavo enormemente quel cane, ma non lo dico con proprio, ho provato una stima inaudita, perché era una persona, perché non è un cane eccezionale. Tu gli dicevi una cosa, la facevi, poi veniva, appena non c'era più bisogno, lui si calmava. Poi, quando poteva giocare, a quel punto andava a giocare e diventava un cane come tutti gli altri. Poi improvvisamente ritornava. E c'è la scena in cui tutti guardano i fuochi d'artificio alla fine del film, che non ci sono i fuochi d'artificio, tutti fingono di guardarli. E quello che più di tutti sembra che stia guardando incantato dei fuochi d'artificio è il cane. E io non so come questo sia stato possibile. Aveva un addestratore veramente geniale. E quindi no, non riesco a empatizzare, a trasferirmi nel cane, perché lo stimo troppo. Sarebbe farmi un complimento troppo grande. La commedia italiana dà alcune delle sue rivelazioni migliori dal suo meglio proprio quando c'è una vicenda ambientata durante le vacanze, perché in vacanza finalmente siamo costretti ad approcciarci alla noia, quindi finalmente dobbiamo relazionarci, no, con le persone che ci stanno intorno. Questo aspetto del film mi è piaciuto molto. Quanto è importante finalmente ricondividere cose insieme, cioè cercare il contatto con l'altro, fare una cosa insieme? Beh, il film racconta quanto è importante ritrovare la voglia di farlo quando la si è persa, e spesso è una delle cose che si perde con l'età, questa. Quindi l'estate è il momento dove questo è più facile, ma c'è un altro aspetto dell'estate che secondo me è interessante, e cioè che tendenzialmente si azzerano un po' le differenze. In una spiaggia in costume è molto più difficile capire chi è l'avvocato e chi è l'operaio. Ci si può ritrovare insieme. Un altro posto così è lo stadio, dove ci si unisce tra diversi, ed è tra l'altro meraviglioso. Secondo me è una delle cose più belle del calcio, è proprio quella. E anche in estate questo avviene. Incontri persone che non incontreresti mai, magari diventi amico di queste persone, le frequenti, ci passi quantomeno delle serate insieme. E quindi queste tre famiglie diverse che si ritrovano e si azzerano un pochino e si rimescolano e poi ritrovano anche la voglia un po' di stare insieme, ci sembrava che insomma fosse un veicolo facile per arrivare a raccontarlo. Ha parlato di stadio, sono anni che questi tre si sfidano a calcetto in spiaggia, ma sono migliorati negli anni? come penso si veda. È impietoso il confronto però è anche tenero, e quindi poi quando alla fine passa quello, no? Dal punto di vista tecnico, purtroppo il livello è, se possibile, peggiorato. A lei. Sì, ma non si può fare un discorso, però. Sarà l'alimentazione.